Ciao amici, benvenuti a una nuova puntata di Quaderno Divino. Oggi mi pare che avremo una bella sorpresa da offrire ai nostri amici. No, Antonio, come stai? Ciao, pensa bene, bene, tutto a posto. Grande forma. Speriamo che sia una bella sorpresa, no? Speriamo. Non ci hai mai deluso, quindi... Dai, siamo battuti. Allora, Sicilia. Siamo in Sicilia, sole. Provincia di Messina, Furna. Ci vuole un po' di sole. Ci vuole un po' di sole. Arriva il sole, non ti preoccupare, arriva, perché poi l'uva matura, c'è tutta la strada. Provincia di Messina, Furnari per la precisione. L'azienda è Cambria Vini e diciamo siamo in un'azienda che ha una bella storia, perché comunque nasce nel 1864 e nel corso degli anni fino ad arrivare a oggi ha avuto proprio un'evoluzione significativa, no? Quindi è partita a livello locale con imbottigliamento sul posto, diffusione nella provincia, poi ha cominciato a vendere in Sicilia, pian pianino è cominciato a uscire poi come si dice in Sicilia nel continente e alla fine adesso è un'azienda che sta riscuotendo molto successo anche all'estero. La gestione adesso è sempre in mano alla famiglia Cambria, che dà appunto il nome alla cantina, nello specifico Nino e Franco. Persone molto caparbie, anche molto estrose, sono andati a ripescare dei vini che scomparsi o ritenuti tali. Per esempio, la tenuta in cui si produce questo vino che andremo a degustare è la tenuta di Mastro Nicola, ed è una tenuta che addirittura è riportata in alcuni cenni storici dai tempi di Giulio Cesare, quindi risaliamo ai tempi di Giulio Cesare. Tant'è vero che c'è anche un vino che si chiama Giulio Cesare, un rosso di livello assolutamente alto, Bazia Bianco, anche perché c'è anche il Bazia Rosso. Solo anche in questo caso una piccola nota storica di colore, la linea Bazia era stata già creata negli anni 60 da Cambria Vini e ha avuto molto successo in zona, veramente una grande diffusione. Poi nel corso degli anni si era un po' persa e per volontà dell'ultima gestione di Nino in particolare diciamo che è stata riportata in auge ed è un vino che sta avendo un buon riscontro a livello commerciale, anche perché è un buon vino. Siamo su un blend di due uve tipiche, di due uve autoctone. Vediamo se li indovini. Grillo e c'è sempre. E poi potrebbe esserci il Catarrato, esatto. Che sono appunto due fra le uve siciliane per antonomasia. Andiamo a versarlo nel bicchiere e vediamo un attimino che cosa ci racconta. Voilà! Ok. Carina anche l'etichetta, cosa dici? Bellissimo! Parlavamo di sole, abbiamo l'Etna, abbiamo colori sole, rossi, gialli intensi, gialli, caldi, sì. Riconosci questa zona? Sì, sono stato lì. E poi mi piace anche il carattere curano molto, l'etichetta. È un'azienda che parte da un prodotto, quello che c'è dentro la bottiglia deve essere sempre buono. Di là in poi puoi fare tante cose, e loro ci sono dati da fare anche... È quasi di comic l'etichetta. Sì. Allora, colore. Siamo al cospetto di un giallo paglierino, non tanto inteso, abbastanza scarico, ma diciamo che anche qua... Limpidissimo, sì. Molto limpido. Io ce l'ho qua il vino, ma ho già il profumo che arriva, veramente. Appena l'ho versato, veramente. Secco proprio comunque, il bouquet c'è, è ben evidente. Emerge, io sono molto caratteristico. Sì, assolutamente. Si sente che allora, non si può non dire che non sia un vino siciliano. Sì, assolutamente. Perché comunque il sole lo percepisci già col naso. Il sole lo percepisci col naso. Passami il termine. Comunque, un bel bouquet floreale. Ed è anche, c'è anche comunque la mineralità che risalta. Non è un vino molto complesso dal mio punto di vista, però quello che offre
ma il lavoro che deve fare questo vino, questo è un bel bianco non iperstrutturato, e si fa veramente bere volentieri. Ma ti sto anticipando delle cose, tu non ci credi, lo devi provare. Andiamo. Salute. Salute. Wow, direi, no? Ce la conferma? Ce la conferma? Fresco. Bravo, ecco, fresco, perché se tu parli anche con i cameri, loro ti diranno che una delle note caratteristiche di questo vino è la freschezza. Sì, è assoluto. Fresco, è un vino assolutamente fresco, non è un vino lunghissimo, però la sensazione è molto gradevole. L'impatto, tutto quello che ha da raccontare questo vino te lo racconta al primo sorso, sì, in quel momento iniziale. È un vino dritto. Esattamente. È un vino dritto. E questo è proprio il vino che noi sai che siamo appassionati del buon bere, ma sì, siamo assolutamente anche appassionati del buon mangiare. A proposito dell'etichetta con l'Etna, con la provincia di Messina, sì, con quello che mi hai detto dell'altro vino che si chiama Giulio Cesare, mi fa viaggiare a tempi mitologici questo vino. Non so perché. Non so perché. Messina. E lo stretto te, zona mitologica, sì. Ulisse, il suo viaggio di ritorno a Itaca. Caspita. Wow, è veramente emozionante. Io quello che volevo dire, faccio un inciso, abbiamo avuto solo questo, quindi non sta proprio. siamo sobri. Però no, è che è vero, perché quella è... l'etichetta è molto suggestiva. Sì, sì, sì. E poi ti dico, mi ha fatto viaggiare a un tempo inesistente, a questo tempo mitologico, non lo so perché mi è venuto in mente, però questo è il fascino del vino, possiamo andare a incontro con ricordi di altri tempi, di altre persone, tempi inesistenti come la mitologia. Assolutamente sì, tutto sarà successo, ciò veramente, sarà successo veramente, non per me è successo completamente. E allora, dopo questo sorso è successo completamente. Avremo l'occasione di... parlare con Ulisse in un futuro molto lontano, glielo chiediamo. In un futuro dopo qualche bicchiere. E poi sì, l'abbinamento parlare mi sembra che viene da solo. Quella zona. Allora, i vini non a caso sono andati. Rimarrei su un tema ittico, quindi parliamo di pesce. Parliamo di crostacei, assolutamente di crostacei. E poi considerando che non è un vino occhio, è un vino straordinario, però non con la complessità o la presentazione che hanno altri vini, l'aperitivo. Beh, certo, un aperitivo fresco, servito, addirittura questo lo servirei 1-2 gradi sotto temperatura, cioè con una temperatura sì più bassa, ragiono sul fatto che comunque faccia caldo. Esatto. La gradazione non è elevata, non è un vino che porta delle gradazioni eccessive, come al solito di 12 gradi e mezzo. Quindi giusta. Giusta, è un vino molto molto estivo. Comunque, rimanendo sul pesce, rimanendo sui crostacei, non ci sbagliamo. Pesce anche con lavorazioni sotto sale, per esempio, no? Perché comunque in questo caso qua c'è una nota sapida che va a sposarsi col sapido del sale, ma non va ad accentuarla, perché comunque è, sì, è delicato nella sua sapidità. La sapidità è presente. E comunque l'acidità c'è, l'acidità aiuta per andare a toglierci eventuali squilibri datici dall'alimento. Sì, no? Sì. Assolutamente sì. Un complimento per i produttori molto di questi vini, un complimento a te perché nuovamente mi hai stupito. Quindi. Un complimento anche a Christian per la nota culturale che insomma ci ha onorato questa sera, ci ha elevato. L'ozio a qualcosa serve. Vai, alla grande. Salute. Salute, ciao amici, alla prossima.